Andrea, da Reggiano Doc, quali sensazioni stai provando a sentire i tifosi fuori che festeggiano? Sensazioni stupende, sia per il risultato raggiunto, sia per la gioia che stanno provando i ragazzi fuori. È un'emozione grande che vogliamo però portare, far diventare ancora più grande. Sei uno dei calciatori più esperti in rosa, come si prepara una partita come la prossima? Si prepara come l'abbiamo preparata fino adesso, cioè alla grande, a 2000, con una carica e un entusiasmo incredibile, consci dei nostri mezzi e consci anche del fatto che sarà una finale difficilissima, ma non ci spaventa. Così la si prepara, chiedono anche come la si vince. Come la si vince? Non lo so, sarà una partita tosta perché sarà secca, quindi ancora più particolare, se sarà da sbagliare il meno possibile, bisognerà arrivarci mentalmente carichi, ma non troppo, perché altrimenti giocheranno più altre emozioni, sarà una partita da vivere, da giocare alla grande come sappiamo fare. Che sensazione ti lascia essere un calciatore, sì, ma anche un tifoso della Reggia? È bellissimo, io adesso sto vivendo una sensazione straordinaria, però mi manca ancora qualcosina. Quando arriveremo a compiere il risultato, allora ti saprò dire meglio come sarà. Torniamo solo per un attimo a questa sera, un commento sulla partita. Una partita che secondo me abbiamo affrontato alla grande contro una formazione forte, ma davvero forte, con individualità e con cambi anche. Quando hanno cambiato nel secondo tempo hanno messo gente importante che poteva metterci in difficoltà e un po' ci ha messo in difficoltà, però noi abbiamo sempre mantenuto il nostro atteggiamento e credo che abbiamo fatto la partita noi per quasi tutta la totalità della partita. È ovvio che non sono mai partite facili, perché quando fai una semifinale per andare in Serie B vuol dire che affronti una squadra forte, e noi l'abbiamo battuta e siamo orgogliosi di questo.